generare properties per vedere se la generare properties, questa operazione che si sentiva nell'aria di vendita, l'avrebbe fatto direttamente agli inquilini. Così questo correvoce che praticamente la generale Properties domandò a questi signori se per caso gli inquilini si erano costituiti come cooperativa. Alla risposta che gli inquilini non erano costituiti come cooperativa, si sentirono, diciamo così, disobbligati da poter fare una trattativa con la cooperativa che si sarebbe istituita, e quindi che cosa fecero? Fecero valutare il complesso, che il complesso fu valutato sull'ordine di 62 milioni. Le parate questi inquilini influenti che diceva prima. No, 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 finì tutto, il rapporto finì perché non eravamo costituiti come cooperativa, Perfetto. ma la Generale Properties fece fare una valutazione del Certo. complesso. Ecco, il complesso fu valutato da un istituto immobiliare, un agente immobiliare sui 62-63 Perfetto. milioni, e il Consiglio di amministrazione della Generale Properties deliberò di come si chiama, mettere in vendita A quel prezzo. il complesso a un prezzo di 50 milioni e 850 a un'asta. A quest'asta partecipò, diciamo praticamente così perlomeno sembra, perché non so se ci sono stati dei movimenti strani, Che vuol dire movimenti strani? Certo. sostituzioni di società che sono subentrate dopo e compagnia bella, questo non lo Ma non si so. parlava della vendita della VIS SRL, però non Sì, ha... aspe sì, aspetti, Vista no, nell'asta. stiamo parlando prima Dell'asta. dell'asta. No, perché allora lui era andato più avanti, il signor Se lui Campanella. è andato un po'. Quindi praticamente è uscito fuori che cosa? Che fu assegnato, quindi fu aggiudicata vincitrice la VIS per 62 milioni e rotti euro. A quel punto praticamente, come ha detto Campolo, la VIS ci fu comunicato che era stata venduta la VIS nei nostri appartamenti. La VIS 2 o 3 mesi dopo ci mandò una lettera che non era effettivamente una proposta di vendita, perché non si impegnava niente la VIS a mantenere quello che era scritto nella lettera, però facendo praticamente la somma di tutte le offerte che aveva fatto, si giungeva a una somma globale di tutto il complesso per circa 115-120 milioni di euro. A quel punto gli inquilini costituiti un'associazione, che cosa fecero? Ricorsero, diciamo, alle organizzazioni sindacali per potersi fare, diciamo, aiutare Cioè, nella voi tra... praticamente, voi Cioè, praticamente. in pratica sì, è un'associazione, noi insomma. Certo. Per l'associazione, quindi ogni inquilino scelse un'organizzazione sindacale che era più consona e più politicamente, eccetera, eccetera, e quindi praticamente uscì fuori che ci furono delle trattative che si conclusero nel giugno del 2000, del 2005, del 2000 giugno. In che senso? Le organizzazioni sindacali si costituì, si a, a, usarono una società che sarebbe stata la Conit Casa SRL, la quale era il soggetto attuatore del programma, veniva definito in questa maniera. Cioè, no, ripetiamo un attimo questo passaggio. Le organizzazioni sindacali cosa fecero? Contattarono lo statuto per vedere di ridurre, come si chiama, di avere, diciamo, per poter abbassare il prezzo che aveva fatto, insomma, Certo. perché il prezzo era più del doppio di quello che l'aveva pagato, quindi praticamente un'incidenza molto forte nei riguardi come si chiama, delle persone, degli inquilini. Perciò allora ricapitoliamo un attimino, la VIS acquista dalla General Properties, no? E praticamente a quel punto alza il prezzo di vendita, giusto avvocato? Sì, Sembra che sia sì. questo il discorso. Di quanto è stato alzato questo prezzo di vendita? Quasi Quasi il doppio già. doppio, quasi il da doppio. 62 milioni e mezzo che l'ha pagato. Facendo. Se noi avessimo pagato tutte le somme che ci chiedevano, avrebbe realizzato Quello che in 115-120 gergo si chiama speculazione, praticamente. In gergo, sì. Certo, Ma è un bel gergo. anche perché, no, chiamiamolo speculazione, in quanto che praticamente non si può dire altro, perché in quanto che la società non ha investito niente, Sì, non ha fatto niente. posso, Sì. quindi mi dà molto, non è soltanto speculazione perché lui ha speso 62 milioni e ne andrebbe,
ne avrebbe certo. guadagnati 100 milioni. E quanto lui non ha speso 62 milioni, si è fatto dare perché? 57 milioni per poterli investire in questo caso. Lui, cioè la VIS, non ha tirato fuori. Che vuol dire si è fatto dare? Spiccioli. Spieghiamo meglio ai nostri ascoltatori. Ha chiesto un mutuo semplice, ha chiesto un mutuo per acquistare dove il complesso. Una società costituita 4 mesi prima con un capitale sociale di 12.000 euro è andata a chiedere un mutuo a una banca di 57 milioni. Semplice. Questa banca gli ha dato i 57 Vabbè, milioni. Però diciamo ha pagato lui in ogni caso. Cioè, il fatto di fare un mutuo significa che ha pagato lui in ogni caso. Sì. O i soldi o li tira fuori uno. Se lei compra casa, se si fa mutuo, giustamente deve restituire. Perciò effettivamente li ha pagati. Sì. Indipendentemente adesso dal fatto, il problema potrebbe essere il raddoppio del prezzo, però i soldi, insomma, in ogni caso erano pagati da parte sua, chiaramente. Certo, per carità, non è che dipendono i soldi, non erano i suoi. Allora voi vi siete rivolti alle organizzazioni sindacali praticamente per farvi tutelare appunto questo. Questo aumento diciamo abnorme del prezzo, tutto quanto. Essendo le organizzazioni sindacali, i nostri mandatari, perché abbiamo chiamato, quindi abbiamo pagato le nostre tessere ai sindacati per essere protetti, quindi eravamo costituiti come facenti parte delle organizzazioni sindacali, certo. I quali hanno intervistato e hanno chiesto colloqui per poter arrivare. Bene, siamo arrivati a questo punto, allora a questo punto dove la VIS SRL acquista. E poi tentative, cioè chiede, prova a vendere a voi al doppio del prezzo, diciamo, più all'incirca. Quindi noi, rifiutiamo perfetto. L'acquisto a quei prezzi. E vi rivolgete all'organizzazione sindacale e fate tutelare, perfetto. Tramite un'associazione che era stata già creata da certo. noi, l'associazione inquilini. Come si chiama la situazione inquilini? Tintoretto 88. Perfetto, noi ci fermiamo per un attimo adesso, poi riprenderemo da questo punto. Tra l'altro oggi, visto che la tradizione è orfana della parte insomma che potrebbe in qualche modo contraddire, smentire appunto quello che state dicendo, perché per i motivi che ho spiegato appunto prima in apertura di trasmissione, chi per un motivo, chi per un altro, insomma, noi in qualche modo non abbiamo questa contraltare. Perciò oggi diciamo contro un po' quella che è la consuetudine appunto della trasmissione della Radio di VIP, appunto di questa trasmissione, diamo via anche le telefonate eventualmente esterne, se c'è qualcuno vuole intervenire, per anche qualcuno degli inquilini, non so se sicuramente saranno all'ascolto probabilmente, perciò se qualcuno vuole intervenire per dire anche la sua su questa cosa, però apriamo le dirette fra poco, però prima vorrei insomma ancora spiegare qualcos'altro, insomma, anche per i nostri, per far capire meglio ai nostri ascoltatori. Però intanto io comincio a dare intanto il numero appunto che per la diretta, che è 06 45 48 1854. Però io direi dopo, più tardi, poi dirò io quando potremmo far quando diciamo gli ascoltatori possono chiamare. Ripeto il numero, poi ripeto che 06 45 48 1854. Io però a questo punto devo dare urgentemente la linea alla regia, perché incombe la pubblicità, che senza pubblicità purtroppo non potremmo essere qui, giustamente. E perciò dopo ritorniamo, però subito dopo Lucia farei ascoltare in questo momento, visto che si è parlato di una compravendita, c'è una canzone molto rappresentativa appunto dei Nomadi che si chiama Mercanti e Servi, e io vorrei farla ascoltare naturalmente dopo la pubblicità, immediatamente dopo la pubblicità. Linea Giuseppe Savoca e poi torniamo dopo in studio. State ascoltando Radio Roma. E ritorniamo ancora in studio, naturalmente dopo aver ascoltato questa bellissima canzone appunto dei Nomadi, Mercanti e Servi, torniamo a parlare della vicenda appunto di cui parlavamo, a cui abbiamo dedicato l'intera puntata, appunto della vicenda, ricordiamo, legata alla lettera che ho ricevuto appunto come direttore di italimedia.it, per il quanto riguarda un grido di angoscia e di rabbia che sale, si leva praticamente dal comprensorio di Viale del Tintoretto 88. Stiamo raccontando insomma quello che è successo. Eravamo arrivati a quando voi vi siete rivolti alle organizzazioni sindacali per farvi tutelare, sì. In base all'aumento del prezzo da parte della VIS SRL. Perciò, prego, prima stava raccontando lei, ingegnere Rasile, tra l'altro ho scoperto adesso che è stato anche 14 anni ufficiale di Marina, perciò un rappresentante istituzionale, no, per più altro dico questo, perché la lettera si conclude con evviva le istituzioni volute dalla Costituzione, effettivamente in qualche modo rinnega il suo ruolo istituzionale in questo modo che...